Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video try on haul di Shein. Questa in realtà è la prima parte perché sto aspettando un altro pacco bello consistente, però non mi andava di aspettare, anche perché l'ultimo try on haul che avete visto risale al 2 dicembre. Già nel vlogmas di ieri vi ho anticipato le cosine che ho ricevuto e mi sono decisa a fare subito il try on haul, anche perché dovevo provare assolutamente queste cosine. L'unica cosa che non ho provato, e inizio proprio da lei, è questa vestaglia. Prima cosa, spero che i video che escono ogni giorno da dicembre vi stiano piacendo. Seconda cosa, mi sono dimenticata di mettere la scritta Try On Shein, che appare sempre nei miei video, solo nei video Try On Haul ovviamente. E terza cosa, vi lascio tutti i link qua sotto, cioè i link perlomeno di questa prima parte. Insomma, la vestaglia è molto semplice, lunghissima, però vi faccio vedere il tessuto, perché come dicevo nel vlogmas di ieri, più che il tessuto di una vestaglia, io ho una vestaglia bianca, però è totalmente liscia, simil raso, e questo sembra più che altro il tessuto di un cardigan. C'è anche il suo laccino, e data la sua semplicità mi sembrava anche un po' inutile provarla. Di questo sono veramente entusiasta, perché è il maglione natalizio perlomeno di quest'anno. Ve lo faccio vedere perché è identico su entrambi i lati, quindi anche se voi doveste metterlo al contrario, o comunque io, perché sono solita fare queste cose, comunque non si noterebbe. La trama è questa qui, rossa, ma la base, lo sfondo, quindi il rosso, c'è anche di altri colori, mentre la parte bianca rimane così anche nelle altre varianti. E anche le maniche hanno i polsini bianchi. Vi dico, questo è super morbidoso, caldo, è veramente... sembra che indossiate il pigiama, ma adesso ci arriviamo al pigiama, perché è qualcosa di, non lo so, stratosferico. Vi dico solamente che, come potete vedere, ho una carinissima e super elegante camicetta, mentre sotto ho ancora, che stacco di gamba da 10 cm, ho ancora il pigiama, perché è talmente comodo veramente che mi sono lasciata la parte di sotto. Svelato il mistero. Ma tanto chi ha visto la morning routine realistica sa che noi che facciamo video dove ci si vede soltanto fino a mezzo busto, ci imbellettiamo solamente da qui fino alla vita. Comunque, tornando al maglione, è super morbido, questo ve lo consiglio veramente. Ennesimo maglioncino bianco, senza infamie e senza lodi, perché è molto semplice, il collo è fatto come tutti i colli dei miei maglioni ultimamente, quindi né a collo alto né girocollo, è un mezzo collo. Non ha le maniche a sbuffo, cosa stranissima per quanto mi riguarda, o comunque voi siete abituati in questo modo, ma la trama è questa. Mi avvicino così potete vedere. Devo dirvi la verità, dal vivo è un bianco panna, mentre sul sito sembra proprio un bianco ottico, bello sparato, però essendo io sottotono caldo non mi dispiace. Se siete sottotono freddo sappiate che non è un bianco bello ottico, bello sparaflescioso. Poi ho preso un semplicissimo top marroncino terracotta, quelli lo vedete un bel po' più aranciato, bello aderente, bello stretto, che fascia bene tutte le varie forme, ed è a costine, ha gli orli leggermente a lattuga, ho scoperto che si dice così, ok, a lattuga sia sul collo sia sulle maniche, e anche appunto, no non è vero, solo sul collo e sulle maniche, però è molto molto carino. Questo l'ho preso semplicemente per tentare di ricreare uno degli outfit che ho visto su Pinterest, è bellissimo. Dato che quando ho girato la clip avevo davanti la ring light, quindi un bel fascio di luce qui sul davanti, sembra un pelino trasparente, però in realtà non lo è. Mi tengo la parte più bella per ultima. Camicetta azzurra che mi sono dimenticata di chiudere, però potete vedere benissimo qui sulla clip, è di questo colore meraviglioso che ultimamente sto amando. Chi ha visto i miei ultimi video sa che ho un lupetto di questo colore che amo alla follia, quindi mi sono detta perché non prendere anche una camicia, che comunque è un indumento che io ho riscoperto e che amo mettere, ecco i cani. Comunque, per chi me lo chiedesse, questa camicetta carinissima l'ho presa da Boohoo. Andando avanti, ho preso due gilet, ovviamente, di cui uno, come l'altra volta, è bello largo e l'altro è un pochino più fasciante, ma neanche troppo.
Quello largo è questo grigio. Avevo già il presentimento dalla foto della modella che fosse un pochino largo, però mi sono detta dai, proviamo, magari posso ricreare volutamente l'effetto un pochino baggy, oversize, senza che nessuno si accorga che magari ho sbagliato taglia, ma che taglio ho preso? No, niente, la S. Quindi in generale veste a prescindere oversize ed è fatto in questo modo semplicissimo con il girocollo. Io ho indossato questo gilet e anche questo che sto per farvi vedere sopra la camicetta azzurrina, e il secondo gilet, vi devo dire una cosa, quando l'ho tolto, perché ho provato tutto qualche ora fa, ha lasciato per terra tutti pelucchi. Trattasi di questo gilet qui, non è nero ma è blu navy, questo sì, sempre S, ma è un pochino più stretto come modello, anche lui a girocollo, e la trama è questa qui, ecco, adesso vedete anche bene il colore. Dopo il flop del body rosa, dato che avevo preso una taglia L non si sa come mai, mi sono rifatta e ho preso due body questa volta a manica lunga, quindi anche meglio, però taglia XS se non sbaglio. Adesso vi faccio vedere la targhetta. Sì, taglia XS. Uno è nude, fatto semplicemente in questo modo, molto molto scollato, e niente, semplicemente ne ho preso un altro nero. Come vi ho già spiegato, questi li ho presi semplicemente per fare strato, dato che sono super mega iper freddolosa, e avere un ulteriore strato, ma questo da sempre per quanto mi riguarda, mi salva la vita dai malanni. Due cose sono mega meravigliose, lo so che non si può dire, ma io lo dico lo stesso. Una è questo cappottone lunghissimo, calcolate che ho preso una XS addirittura, ma va un pochino larghetto, e a me che sono 1,57 arriva alla caviglia. Ed è lui, è fatto benissimo, ovviamente bisogna dare una stirata, ma più che altro una lavata e una stirata a tutti questi capi, quindi lo vedete un pochino spiegazzatino, però il colore è questo qui, praticamente il colore della mia camicetta, leggermente più scuro. Non l'ho scelto cammello perché lo volevo volutamente chiaro, proprio per abbinarlo più facilmente a quando mi vesto nude, perché è capitato tantissime volte che io mi vestissi praticamente tutta di questo colore e poi mettessi il cappotto nero, cioè un pugno nell'occhio terribile, e tutte quelle volte avrei voluto indossare un cappotto di questo tipo, quindi l'ho preso ed è fatto così, cioè adesso non vedete praticamente nulla. La seconda cosa più bella, che ho già intenzione di indossare stasera, domani, cioè da qui fino all'eternità, ma lo so che non sarà possibile, ma lo farei volentieri, ma che indosserò soprattutto nella Morning Routine Christmas Edition, quella tutta carina a tema Natale che già vi anticipavo, ed è questo, cioè non lo so, è il pigiama della vita, guardate, è super morbido, per quanto sia semplice, poi è super morbido, è praticamente plaid come vi dicevo nel video di ieri, ed ha semplicemente questa renna stilizzata, io la amo. E come vi dicevo prima, sto tenendo la parte sotto da quando l'ho provato, perché è troppo 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 comodo e molto molto caldo. Anche questo veramente lo dovete prendere, anche se mi rendo conto che Shein, mettendoci un bel po' per inviare i pacchi, ve lo farebbe sicuramente recapitare dopo Natale, però ho fatto una prova. Io che collaboro con Shein e che ordino tipo 30 cose tutte insieme, quindi mi arriva la scatola quella bella grossa, ci mette sì, anche un mese, però ho ordinato un paio di ciabattine per mia sorella, quindi un unico oggetto, ed è arrivato nel giro di una settimana. Quindi se vi piace veramente una cosa, tipo questo pigiama, ordinate solo quello, poi magari fate un altro ordine separato con più roba, quindi al massimo se volete ricevere un pacco subito, comunque in breve tempo, 3-4 oggetti e basta, perché se sono di più, come avete visto, ci mette veramente un sacco ad arrivare. Questo era tutto per questo video, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa mi sta bene, cosa mi sta male. Per ora sono molto 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 soddisfatta di queste cosine che ho ricevuto, ma soprattutto per i materiali, perché sono veramente buoni, soprattutto i body, che quelli sono un pochino di solito niente di che, però veramente il tessuto è molto molto resistente, molto buono devo dire. Io vi ricordo che c'è un video al giorno dal 1° dicembre, e quindi ci vediamo domani, ciao! E adesso un po' di bloopers. E questo era tutto, io spero che il video vi sia... questo era tutto per questo video. Ma veniamo alla... Allora no.
due cose sono fantasmagoriche in questo hall, come diceva Carlita.